Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Carlitos. Io sono El Pazza e oggi siamo tornati con il secondo appuntamento per quanto riguarda i tracciati di Project Cars. Oggi lo facciamo a bordo di questa vettura che è una BAC mono, per l'esattezza perché è una monoposto, un'auto col motore centrale da 275 cavalli. Ho visto che il primo video, quello girato all'autodromo di Monza, vi è piaciuto molto e oggi quindi continuiamo con un secondo tracciato italiano. Purtroppo auto italiane non ce ne sono più per quanto riguarda il gioco e quindi ho dovuto cadere su questa scelta. Lo facciamo a Imola, in Italia, sempre 4 km e 900 metri. Si parte dal lungo rettilineo, questa è la corsia dei box praticamente, sulla destra. Rettilineo spezzato in realtà da questa semicurva a sinistra e ci si prepara in anticipo per affrontare la variante del tamburello, sinistra-destra, e bisogna stare attenti a non finire direttamente nella via di fuga. Dopo un'altra leggera curva sempre a sinistra, un breve rettilineo e la seconda variante, la Villeneuve, ancora un sinistra-destra, ma l'ingresso deve essere calcolato bene perché si rischia di andare oltre i cordoli in uscita. Davanti a noi ci aspetta un tornante a sinistra, la Tosa, teatro di grandi duelli durante le gare, e una volta affrontato inizia la salita che porta a una leggera curva a destra e poi subito alla Piratella, entrambe curve cieche e che vanno affrontate a memoria perché non ci sono assolutamente punti di riferimento visibili. Si scollina, si arriva alle due curve delle acque minerali. Anche qui prestare molta attenzione all'uscita dalle curve di entrambe, altrimenti al secondo allungo in salita si viene penalizzati un sacco. Sul breve rettilineo ci si sposta a sinistra e poi pronti a frenare per la secca variante alta, anche questa cieca, ma questa volta è un destra-sinistra. Da qui giù di nuovo il pedale, si apre una panoramica che non deve assolutamente distrarci e che ci porta alle due curve della Rivazza. Prima la semicurva e poi la staccata in discesa mette a dura prova i freni, alto il rischio di effetto pendolo in questo caso. E una volta superate, inizia a finire il nostro giro, si riparte dalla griglia di partenza.